Cari telespettatori, bentornati in diretta. Lo avete sentito anche nel corso del nostro telegiornale. Tutti i tamponi che sono stati analizzati nella regione Marche sono risultati negativi. Però questa psicosi da coronavirus sta portando le persone a non frequentare i posti troppo affollati, ma anche a svuotare gli scaffali dei supermercati, a fare scorte di mascherine e di gel disinfettanti. Dopo le smentite e i vari aggiornamenti che vi abbiamo dato nel corso di Occhio alla Notizia, torniamo a parlare di questa situazione comunque preoccupante con il sindaco di Fano Massimo Seri, che ci ha appena raggiunto e che ha terminato da poco la riunione in prefettura. Buonasera, buonasera, buonasera a tutti i telespettatori di Fano TV. E scusate per il ritardo, ma abbiamo avuto la riunione fino a pochi minuti fa e sono corso subito qua. Vi ricordo che siamo in diretta, che potete intervenire telefonando lo 0721 86 14 33, ma potete inviarci anche dei brevi messaggi di testo utilizzando pure l'applicazione di WhatsApp al 338 49 68 250. Prima di trattare appunto questa tematica e chiedere anche a lei come è andato questo incontro, ci colleghiamo subito con Lino Balestra, perché è ancora di fronte alla prefettura, credo. Sì, Lino, buonasera. Hai degli aggiornamenti? Sì, buonasera. Sì, buonasera Simona, buonasera anche al sindaco Massimo Seri, che abbiamo incrociato pochi minuti fa qui nell'androne della prefettura. Noi adesso ci siamo portati in esterno perché i lavori si sono conclusi e la prefettura ha chiuso, anche se il prefetto è all'interno col suo staff per mettere a punto alcuni dettagli di quello che poi magari potete anche chiedere in prima persona al sindaco Massimo Seri. Chi ha seguito il telegiornale ha capito che domani le scuole sono aperte, si aspetta un vertice da Roma per avere una presa di posizione univoca su tutti i territori, e il sindaco Gambini è andato un po' in controcorrente. Lui ha confermato in uscita di vertice appunto la sua linea, quella di tenere chiuso. Adesso non sappiamo se riceverà una telefonata in serata da parte del prefetto per essere invitato a seguire una linea comune. E sui temi trattati nel vertice potete chiedere al sindaco Massimo Seri. Una cosa importante è che comunque, come avete anche ricordato in apertura, come hai ricordato tu Simone in apertura, dei 16 tamponi effettuati nessuno è risultato positivo, tutti negativi. 6 sono i tamponi effettuati nella giornata di oggi, quindi siamo arrivati a un totale di 16, anche questi tutti negativi, compreso anche il paziente fanese, che di tanto si è parlato sui social e anche rimbalzato in varie chat su WhatsApp e altre cose, negativo anche lui, pare essere una donna giovane, di giovane età, sotto ai 40 anni, di origini piemontesi, di passaggio nella città di Fano. Ma questo non deve allarmare, anzi deve rassicurare, vuol dire che il sistema sta funzionando, che la cabina di regia funziona, non bisogna farsi prendere dal panico, e insomma ci sono i numeri di riferimento, ci sono le procedure da effettuare. Ricordiamo che domani c'è questo numero verde a disposizione dalle 8 alle 20, e che ricordo 800 93 66 77, al quale ci si può rivolgere per avere un po' un decalogo, una lista di cose da dover fare e soprattutto anche da non dover fare. Quindi ci sono tutti gli strumenti, tutti i mezzi per avere i dati necessari, non farsi prendere dalle fobie ingiustificate. Ricordiamo anche che non bisogna andare al pronto soccorso, non bisogna andare dal medico di base, c'è il telefono, ci sono i numeri, c'è il 112 e c'è il 1500, il 1500, insomma, che è un numero dedicato a questa emergenza coronavirus. Quindi i cittadini tutti quanti hanno gli strumenti per affrontare con la dovuta tranquillità questa emergenza. L'obiettivo, secondo la cabina di regia anche a livello nazionale, è quello di contenere l'espansione del virus. Siamo in una fase di contenimento, non siamo ancora nella fase di pandemia, quindi questo è l'obiettivo di tutte le forze dell'ordine, di tutti gli strumenti che si hanno a disposizione. Il vertice ne è una conferma, domani ci sarà un ulteriore vertice nel pomeriggio, quindi le autorità, la macchina sta funzionando, bisogna avere fiducia e soprattutto bisogna attenersi
a quelle che sono le disposizioni, senza agire in modo facendosi prendere un po' dalla paura che purtroppo serpeggia in queste ore. Avete dato notizia, l'hai data anche tu Simona in apertura, insomma, supermercati un po' presi da sala. Ecco, questo è quello da non fare. Quello da fare è seguire le istruzioni, come si suol dire, ma adesso ci sarà il sindaco lì con te che darà ulteriori chiarimenti a riguardo. Quindi questo era quello che vi volevo rammentare. Noi proprio in fase di chiusura di serata abbiamo intercettato il prefetto, che ha dato anche un senso, un perché a questa richiesta di vertice. Quindi questo è tutto per quello che mi riguarda dalla prefettura. Io pregherei la regia di mandare l'intervista che abbiamo registrato col prefetto e poi restituisco la linea. E quindi Simona, buonasera e buona serata insieme al sindaco, che saluto qui da Pesaro. Arrivederci, prego la regia di mandare il contributo del prefetto. Abbiamo avvertito l'esigenza di convocare questo comitato intanto per un punto di situazione con le autorità sanitarie. È stato utile perché in particolare le autorità sanitarie ci hanno illustrato qual è l'organizzazione della loro attività, quali sono le procedure che devono essere attivate e soprattutto ci hanno fortunatamente spiegato che al momento non ci sono ovviamente situazioni di positività al coronavirus all'interno di tutto il territorio provinciale, ma possiamo dirlo anche all'interno dell'intera regione Marche. Abbiamo anche stabilito che occorre in questa fase svolgere una adeguata attività di sensibilizzazione verso la popolazione attraverso i vari canali, uno affinché non si generi panico, perché al momento non ce ne sarebbero, anche dove ci fossero delle situazioni di contagio, non c'è ovviamente nessun motivo per allarmarsi. Bisognerà continuare ad adottare quelle misure di autoprotezione, di precauzione che possono essere utili per prevenire in ogni caso il contagio. In secondo luogo vogliamo evitare che ci siano queste fughe in avanti da parte di anche amministrazioni locali, per cui quello che si chiede per secondo me operare in sintonia, in modo coerente e coordinato, è quello in qualche modo di condividere scelte e valutazioni. Domani ci sarà un appuntamento importante in regione, questa conferenza di tutte le regioni con il Presidente del Consiglio, nel corso della quale probabilmente saranno assunte o decise nuove linee di indirizzo, e sulla base di quelle poi valuteremo se sarà il caso domani pomeriggio di aggiornarci e quindi di assumere decisioni ed eventuali iniziative in relazione appunto a quello che si stabilirà domani. Bene, intanto voglio ringraziare Lino Balestra e Stefano Barnisi per il collegamento. Sindaco, mi scrivono, molti ragazzi domani comunque non andranno a scuola e nemmeno all'università. Che cosa può dirci? Beh, intanto dico che le scuole sono regolarmente aperte domani. E probabilmente molti festeggeranno il carnevale, questa sera ci sono delle feste studentesche, quindi probabilmente faranno tardi e avranno una scusa per non andare a scuola. Adesso, al di là di tutto, l'elemento importante, e va fatta chiarezza perché oggi ho vissuto una giornata surreale, ho sentito di tutto, di più. Bene, allora io un appello lo voglio fare, non lanciamo allarmi inesistenti, non diffondiamo notizie inesistenti, perché sono pericolose, creano un allarmismo ingiustificato. Poi si creano anche delle situazioni di imbarazzo e di difficoltà nei confronti di alcune persone. Poi su questo ci tornerò, sì, perché oggi è successa una cosa gravissima sulla quale adesso penso che ci saranno anche delle conseguenze. Ne abbiamo parlato anche al tavolo di sicurezza in prefettura. Però la cosa importante, e va detto, va ripetuto, non c'è nessun caso positivo né a Fano, né nella provincia di Pesaro, né nella regione Marche. Tutti quei casi verificati, io aggiungo per eccesso di zelo in alcuni casi, perché non rientravano neanche nella casistica che prevedeva il tampone. Però per eccesso di zelo, meglio una verifica in più che una in meno. Sono risultati tutti negativi, siamo anche in una fase di normale influenza e quindi
Oggi qualsiasi persona che magari si è recata in una zona, in una regione come l'Emilia Romagna, la Lombardia, che magari ha un raffreddore, sì, certo, pensa subito che possa avere avuto il contagio. Ecco, vorrei riaffermare un aspetto: ci sono delle zone cosiddette rosse, piccole, dove c'è una situazione di emergenza, poi ci sono delle aree cuscinetto dove non ci sono casi ma sono vicine a queste zone, e poi ci sono le aree verdi, zone verdi dove non ci sono casi, dove c'è una normalità, e le Marche rientrano in questa area. Quindi sotto questo aspetto stiamo tranquilli. È chiaro che la situazione, c'è un'emergenza in corso, una situazione a cui non siamo abituati, e quindi non si abbassa l'allerta, l'allerta è sempre alta. Vorrei anche informare i cittadini che noi da sabato abbiamo convocato il COC proprio per essere pronti a qualsiasi evenienza, perché qui bisogna fare azioni di prevenzione, ma bisogna anche essere pronti nel caso ci fossero delle situazioni che richiedono dei comportamenti d'emergenza. Noi abbiamo anche una foto della riunione che si è svolta questa mattina, appunto perché sì, ha convocato il COC oggi in maniera permanente. No? Ieri l'abbiamo riconvocato, oggi alle 13 abbiamo riconvocato il COC proprio facendo anche gli ordinativi della mochina, delle cuffie. Certo, anche perché insomma, le mascherine che ma poi anche eventuali comportamenti da tenere. Poi aggiungo anche che bisogna tener conto anche di una situazione che non riguarda soltanto il nostro comune. Non a caso le decisioni, per esempio, per le scuole riguardano un ambito più grande, in questo caso non è il sindaco ma è il presidente della regione, e anche su questo vorrei fare chiarezza. Il presidente era intenzionato a chiudere le scuole ma è stato bloccato dal presidente del Consiglio dei Ministri, come avrete tutti saputo. Domani mattina è convocato il coordinamento dei 20 presidenti di regione insieme al presidente del Consiglio dei Ministri proprio per dare una linea, perché ovviamente ci deve essere una regia nazionale, perché la situazione ha un aspetto molto più ampio. Però ecco, l'invito che faccio è non lasciarsi trascinare da paure e preoccupazioni. Dobbiamo essere prudenti, tenere il campanello d'allarme sempre attivato, adottare tutte quelle misure di prevenzione, ma senza esagerare, senza spaventare. Ecco, anche certi comportamenti adesso al supermercato, ad acquistare derrate alimentari, mi sembra un provvedimento eccessivo. Vedremo poi che cosa succederà nelle prossime ore anche nel comune di Urbino, perché il sindaco Gambini sì, era fra presente l'altro, poi, sì, no, questa sera. È stato invitato un po' da tutti a revocare quel provvedimento, anche se ovviamente lì c'è una situazione un po' diversa, perché una città universitaria, ci sono molti studenti che arrivano dalla Lombardia, dal Veneto, quindi da zone interessate, lì c'è anche un ragionamento fatto con rettore un po' diverso, però c'è una necessità proprio per non creare sconforto, disinformazione, anche un comportamento omogeneo, uniforme, esatto, anche tra noi sindaci, per aree omogenee, perché non ha senso che uno si comporta in un modo, uno nell'altro. L'altra cosa, se mi è consentito. Sì, poi sentiamo anche, perché abbiamo diverse sì, telefonate. No, ecco, pronte. Una cosa la voglio dire. Il sindaco, che ha una responsabilità, se ci sono situazioni particolari, con anche oggi, se fossero state situazioni di positività, sarebbe intervenuto, ha questa responsabilità. Allora, invito prima di lanciare messaggi, in particolare ce ne sono alcuni che adesso sono attenzionati, dove è venuta meno la tutela di un minore, si sono fatti nomi, in alcuni casi date indicazioni precise, sbagliatissime. Poi torneremo a parlare anche di queste fake news, delle cosiddette notizie false. No, ma una in particolare è molto grave. Assolutamente, e non solo, anche gli organi di informazione purtroppo. Sentiamo subito chi c'è al telefono. Buonasera. Ci sente? Sì, pronto, buonasera. Buonasera. Buonasera a lei, prego. Buonasera, ascolti, io la chiamo da Colle al Metauro, ovviamente sì, un comune vicino Fano. Sì. Qui la situazione ovviamente sarà uguale a quella di Fano, sì, quindi non ci sono casi, nulla. Però
io volevo innanzitutto ringraziare lei per il fatto che sta tranquillizzando tutti i cittadini fanesi e i comuni limitrofi. È anche vero che io lavoro in un supermercato, noi ancora come in un supermercato dell'entroterra. No, il nostro datore di lavoro ancora non ci ha dato comunicazioni di usare precauzioni particolari, anche se noi comunque l'utilizzo di guanti e quant'altro per il maneggio dei prodotti alimentari li usiamo. L'unica osservazione che volevo mettere al corrente è questa. Noi abbiamo visto che sarà per effetto del fatto che lavoriamo nell'entroterra, ci sono molti cittadini tra virgolette cinesi che vengono a fare la spesa da noi. Queste comunità sono comunque anch'esse controllate, oppure sono magari delle meteore, sono delle persone un pochino più a rischio? Ad esempio, per farla in breve, nel nostro supermercato molti cinesi vengono a fare la spesa. Abbiamo capito il senso della sua domanda. Anche se sono sotto controllo, oppure possono essere un pochino più a rischio? Allora, qui non è l'appartenenza ad una nazionalità o meno, c'è un elemento della provenienza da zone a rischio, perché questo è l'elemento. Quindi se uno viene dalla Cina, dove c'è una zona ad alto rischio, viene monitorato. E infatti sono stati dei casi di persone che venivano da zone a rischio, quindi devono fare la quarantena e c'è un monitoraggio. E questo è molto rigido, è molto attento e molto severo, sia per coloro che sono di nazionalità non italiana, ma anche per gli italiani che vengono da zone a rischio e devono seguire determinate procedure. Oggi al tavolo c'era anche la rappresentanza degli imprenditori, perché ci sono aziende che hanno sedi all'estero in quelle zone, e quando tornano hanno un protocollo da seguire che si confronta con le autorità sanitarie. Oggi, come dicevo, non abbiamo nessun caso positivo, quindi sotto questo aspetto siamo sereni. Però ecco, il vero lavoro è proprio quello di prevenzione, di monitoraggio e di attenzione di tutti quei soggetti che possono arrivare, che possono aver avuto dei contagi. Ci sono delle misure, su questo devo dire, pur inevitabilmente all'inizio qualche ritardo ci può essere stato, perché è impossibile essere tempestivi con un'immediatezza, però devo dire c'è stata una risposta veramente nell'arco delle 24 ore a livello nazionale. Nelle nostre zone, che siamo zone più lontane, questo atteggiamento l'abbiamo avuto da subito, in quanto, visto quanto avveniva in Lombardia e in Veneto, come ha fatto Fano ma anche altri comuni, ci siamo subito preoccupati di convocare il COC e di prevedere tutte quelle misure preventive necessarie da adottare in caso di emergenza. Quindi mi sento di tranquillizzare. Poi è chiaro, nessuno ha la certezza in tasca, può verificarsi che magari nei prossimi giorni nasca un caso e ci comporteremo di conseguenza. Però oggi il lavoro che stanno facendo le autorità sanitarie, con l'aiuto anche delle forze dell'ordine, è proprio quello di un monitoraggio attento nel cercare di prevenire coloro che arrivano da zone a rischio, perché il ceppo non è qua, ma arriva attraverso un contagio. Intanto, come abbiamo detto nell'arco di tutta questa giornata, se insomma avete delle perplessità, non recatevi nel pronto soccorso o al medico di base, ma telefonate, se lo possiamo rimandare regia, al numero di telefono 800-936-677. Mi raccomando. Lino Balestra è stato molto preciso, ha dato le indicazioni che sono emerse al tavolo, alla fine sono semplicissime. Anch'io mi raccomando, non ha senso intasare il pronto soccorso, si possono chiamare i medici di base, da domani sarà attivo il numero verde, ci saranno quattro linee con quattro medici che risponderanno a tutte le domande che gli utenti gli porranno. Anche la struttura sanitaria è mobilitata, è attrezzata e quindi siamo, devo dire, molto pronti ad ogni situazione.
Fra poco sentiamo chi c'è in linea, intanto le vorrei leggere qualche messaggio. Non bisogna fare di tutta un'erba un fascio, ci dicono, il sindaco di Urbino secondo me ha fatto bene, unico errore avrebbe dovuto far chiudere anche i locali, perché giustamente poi i ragazzi girano. Salve, vorrei chiedere al sindaco come mai nel 2012 per neve, poi bomba 2 anni fa e la neve nel 2018 si è chiusa la scuola senza problemi. Invece no, adesso per una epidemia così non si è fatto tanti né troppi problemi, che cosa si aspetta? Il contagio e il morto, ci dicono. No, il sindaco si preoccupa, fra l'altro è anche un genitore, ha i figli che vanno a scuola nelle scuole di Fano e quindi non è un incosciente, ma non possiamo neanche tenere le scuole chiuse per 5 mesi, 6 mesi, 3 mesi, quel tempo che sarà. Ognuno deve assumersi le sue responsabilità, certe decisioni fra l'altro non le assume il sindaco, ho appena detto che per quello che riguarda le scuole c'è l'autorità regionale che ha la competenza, il fatto dell'ordinanza del sindaco di Urbino ne abbiamo parlato prima, ma sicuramente domani potrebbe anche revocarla, attendiamo l'indicazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri e della riunione dei coordinamento dei presidenti di regione. Ovviamente i nostri comportamenti sono conseguenti ai rischi e alle situazioni reali. Poi ripeto, può succedere di tutto, qui nessuno può prevedere il futuro. Anche se ci fanno notare giustamente che gli uffici dell'INPS sono chiusi invece. No, fra l'altro non possiamo interrompere i servizi pubblici. L'INPS non ha chiuso l'INPS. Sono andati regolarmente a lavorare, aveva interrotto l'attività di sportello, ma anche questo verrà riattivato perché il decreto parla proprio di divieto di interruzione di pubblico servizio. Perfetto. Salvo che ci siano situazioni particolari e di emergenze. In questo momento non esistono. Sentiamo chi c'è in linea. Buonasera. Pronto, buonasera. Sì, buonasera. Buonasera a lei. Buonasera, chiamo da Cerasa. Sì, salve. Prego. Frazione di San Costanzo, le volevo fare una domanda. Sì. Siccome che state diffondendo appunto il discorso che non bisogna comunque bisogna stare tranquilli e dobbiamo comunque stare lontani da adesso non mi vengono neanche le parole, da confusione, insomma da queste situazioni così, per il discorso del carnevale domani, vuol dire come ci dobbiamo comportare, nel senso io lavorando a scuola comunque i bambini vorranno comunque partecipare alla chiusura del carnevale. Cosa pensa di poter dire, insomma, anche alle mamme che ascoltano in questo momento lei? Grazie, le faccio rispondere anche un'altra domanda. Ci chiedono appunto se domani si terrà questa manifestazione, ma anche se la memoteca rimane aperta o sarà chiusa. La scusi? La memoteca, la Mediateca Montanari. Sì, no, la memoteca rimarrà aperta, perché anche questo è un servizio, un pubblico servizio. Al momento è confermato anche il carnevale, Martedì Grasso, alla fine si tratta del... si brucia il pupo, non essendoci casi di positivi nella nostra città, nel nostro territorio, non ci sono le condizioni per vietarlo. Poi ripeto, attendiamo le indicazioni di domani mattina, perché se domani mattina al coordinamento dei Presidenti di Regione, del Consiglio dei Ministri, arriveranno disposizioni diverse, noi ci adegueremo a quelle che sono le indicazioni. Ma al momento la vita quotidiana si svolge regolarmente, perché non ci sono condizioni tali da impedirle. Allora, intanto alcune precisazioni, Sindaco, perché anche sull'Agenzia Nazionale ANSA è stato riportato che questo tampone è stato eseguito su un ragazzo maggiorenne a Fano. In realtà, come ha detto prima anche Lino Balestra, non è così, si tratta di una donna. Esatto, circa. Sì, adesso poi c'è anche una privacy da rispettare, certo. Fra l'altro è negativa, però quindi dobbiamo rettificare. Era una normale influenza, io capisco la persona che aveva una febbre alta, dopo tutti questi discorsi si è giustamente preoccupata e giustamente si è fatta la verifica e il tampone e quindi il risultato è negativo. E si è parlato di un minorenne, risultato positivo, è una fake news gravissima e su questo, se mi consentite, fra l'altro si è parlato di minori facendo dei riferimenti precisi, quindi dando quegli elementi che portano a identificare quella persona che non è mai risultata positiva, questo è molto grave. E io invito, quando si hanno dei dubbi, si sentono delle notizie perché corrono, e qualche informazione che magari esce dai anche gli operatori sanitari che sbagliano, c'è anche qui un senso del dovere, c'è un codice deontologico che va
rispettato, diffondere certe notizie è sbagliato, perché si rischia, come è avvenuto nella città di Fano, solo a Fano, perché i tamponi sono stati fatti a Fabriano, Senigallia, non c'è stata una reazione di questo tipo. I miei figli lo stesso mi hanno fatto ascoltare dei messaggi, uno in particolare faceva riferimento di una scuola, mettendo in dubbio anche l'operato della dirigente scolastica. Si sono subito preoccupati della situazione, ma il ragazzo non è mai stato positivo. E quindi chi ha fatto quel messaggio si assume anche una grossa responsabilità. Fra l'altro al tavolo c'era il questore, il prefetto, le forze dell'ordine, penso che ci sarà anche un'indagine su questo, perché vanno tutelate le persone, perché con questo messaggio che ha circolato in tutta la regione, mi hanno chiamato colleghi mentre venivo qua in macchina, mi ha chiamato un collega di una città importante del sud delle Marche, quindi si è creata una situazione anche imbarazzante, di difficile, allarmismo. E mettiamoci nei confronti anche di questo ragazzo che lo si mette in difficoltà, perché questo rientrerà a scuola giustamente, perché non ha nulla, ha fatto anche il suo periodo di verifica e quindi anche in una situazione di imbarazzo. Non mi sembra, certo. Allora, quando ci sono queste cose, c'è il sindaco, ci sono tanti strumenti per fare le verifiche, ma in ogni caso, se c'è qualcosa, il sindaco interviene. Su questo non preoccupatevi, l'ho sempre fatto in tutte le emergenze che si sono verificate, ma figuriamo. Informerà subito i cittadini. Se ci fosse stato un caso di positività, vi immaginate, ma c'è il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, prevede proprio questo, che se si manifesta un caso di positività, il sindaco deve intervenire con provvedimenti forti. A proposito di notizie false, dicevamo, di allarmismo, vi devo ricordare che il dirigente scolastico